Ciao a tutti Gooch, ben ritrovati dal vostro Andrea 41 su Sonic Forces. Siamo all'ottavo episodio, settimo, ottavo episodio. Davvero, sto iniziando davvero a credere che oramai siamo vicini alla fine. Oramai è palese, abbiamo preso tantissimo. Ora puoi usare la t-shirt Sonic, perché l'ho scaricata appunto l'altro giorno dall'eShop gratis ovviamente. Siamo davvero davvero vicini alla fine, però intanto vado un attimo a cambiare l'avatar, così almeno gli metto la t-shirt di Sonic e vi faccio vedere qual è. Viene verde, gialla e anche viola. Mi metterei verde, dai. Andiamo così, ok. Ma io terrei questo qui standard. Anzi no, questo qui addirittura ha lo stesso potere. Però quando ottieni 100 anelli tieni un po' di invulnerabilità, quindi andiamo con questa allora. Al momento non dobbiamo andare con l'avatar, ma dobbiamo andare con Sonic. Sonic però è Sonic classico a quanto pare, perché l'icona è leggermente più chiara. Uè. Oh, i missili. No, questa è ricerca automatica. Ah! Piano. Ok, perché mi ha fatto prendere la sfera? Certo però che sto Sonic pure non corre. Una ceppa non corre, eh. Si ferma. Cammina. Facciamo una cosa, ora inizio a giocare con i tasti direzionali perché non corre col Joy-Con. Col Joy-Con, con la levetta analogica, col Joy-Con. Ah, ma va molto meglio, cavolo. Proprio l'altra volta stavo pensando, ma pare che con la levetta analogica non corre. Ed infatti non corre. Oh no, a scorrimento quanto li odio. Per quanto io sia amante dei platform, i livelli a scorrimento e quelli acquatici sono quelli che più detesto. Vabbè dai, se ci mettono pure questi però. Ok, andiamo veloce, veloce, tanto qui fa da solo, fa. Vabbè, sopra non mi interessava andare sopra. Magari vorrei solo evitare di morire male. Ok, devo solo giocare un pochino d'anticipo con... Ok. Con i missili, quando lancia i missili. Doppio, vai veloce, allora vai Sonic, così almeno quando arriviamo poi alla piattaforma puoi morire meglio! Oh, ok, pensavo di cascarci. Oh, ok, ce l'ho fatta! Ah, meno male un altro checkpoint! Cos'era quello? Perché non mi piace quella cosa che succede lì? Ah, senza anelli. Oh, eccoli qua gli anelli. Urge anelli, urge Andrelink. Quanti? Ho bisogno di anelli, scusatemi. Oh, bene! Oh mio Dio! Oh, anello, ok, grande, grande, ce n'ho almeno uno. Che diavolo? Ok. Bene. Magari per te, Amy, per me no. Oh. Che livello. Grado S addirittura massimo, poi, con due d'oro. Beh, forse magari... Una d'oro sempre la prendo ultimamente, quindi penso che sia rimasta lì standard. E... Ottieni il doppio con Avatar Lupo. Ma veramente... Forse perché ho l'Avatar Lupo, quindi me lo conta come se ho fatto il livello con Sonic. E vabbè, quanta roba! Ha pure i lenti a contatto. Vabbè. Ok. Vediamo un po', forse sono 30 livelli. Comunque sia, l'altra volta Infinite. Final Judgment. Oh, Final Judgment. Con Avatar e Sonic moderno. Sonic di oggi, dei giorni nostri.
potremmo stare davvero vicini alla fine. Ok. Ah, ok, ho capito. Per fortuna non siamo normali. Devo un'entrata. Cosa è successo? Ecco, il Eggman ha costruito Infinite. Oh, ma dai, ma non mi salta. Non lo sono, se non mi salte che posso fare? Oh. Oh, meno male. Vai. Dio mio. Finalmente ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta. Una pausa non mi piacerebbe. Mi sentirò meglio quando avrò distrutto questo affare. Ok, questi lanciano i cosi, quindi. Oh, ok. Fatto? Emozionante, vero collega? E ora ok. Ok, vai! Oh yeah! Tutto da solo fanno. Io non sto giocando. Ecco. Cioè, Turbo Doppio praticamente può fare tutto quanto da solo alla fine. Non c'è neanche bisogno che quando c'è il Turbo Doppio fai qualcosa. Perché lo farà solo. Bello però il bracciale a forma di serpente. Molto carino. Fa molto Gucci. Così a caso totalmente. Robo Death Egg. È fatta! L'esercito di Eggman alla fine è distrutto. Abbiamo vinto! Oh no, e ora che c'è? Non potremmo semplicemente goderci la vittoria? Guardate! Eccomi! Il reattore della fortezza era solo un esca. Un vero vincitore tiene sempre nascosto l'asso nella manica. Sonic, ma che succede? I nemici sono di più, non di meno. Cosa? Che cosa hai fatto? Ho solo incorporato il rubino fantasma in questo robot Death Egg. Ma vuol dire che il rubino fantasma non ha più un flusso di energia vulnerabile? È forse un rubino invulnerabile? Buona deduzione, Tails. Questo robot Death Egg ha... No, io ho superato Infinite per diventare l'essere più completo e supremo. Questo robot Death Egg alimentato dal rubino fantasma mi schiaccerà. E alla fine, tutto andrà secondo i miei piani. I tuoi piani finiranno come tutti gli altri, con te seduto su un cumulo di pezzi di robot a chiederti come hai fatto a fallire così. Forza, andiamo. Eh? Come... come lo sconfiggo? Che carino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 braccia? Il rubino fantasma. Gli strumenti normali non lo scalfiranno. Sei la nostra speranza. Dacci dentro, Sonic. Sarai sempre la nostra speranza. Che... ok, ho capito. Ho capito, ma mi ha fatto male? Oh. Ah, ecco. Ho capito. Ho capito. Bellissimo. Bellissimo, ho capito sta parte. Troppo bello il riferimento. Ok.
troppo bello il riferimento. Però se ci crepo non è più bello dopo. C'è la doppio. È così? Ah, ho asteroide. Ah, ma tocca a me. Tocca al mio avatar ora, perché? E cosa? Vai, spina! So che puoi farcela! Il nostro destino è tuo. Come lo contro... Oh mio Dio! No, non me lo prende! Ah, beh, così è facile! Vai. Oh! E ti sei ammattito? No! Ma non lo fare! Ma è impazzito! Oh, ok, ora ci siamo. Ho tornato a lanciarmi questi, ok. Ok, è andato, ok, e questa è fatta. Ma manca solo con Sonic. No, aspetta, però era solo due, io e l'avatar. Cioè, io e Sonic classico. Però qualcosa mi dice che non è finita. Finiscilo, Sonic! Sconfiggilo! Vai così, Sonic! Ok, vai! Oh! Oh, ok, questa parte è carina però, eh. Accidenti, se è carina. Vai. Bella. Poi tutti e tre, ok, uno, due. E vai, tre è fatta. No, manca uno spunto di vita, gli manca, dai. Eccolo. Niente Y. Oh, sì, invece. Vai, potenza massima! Che mal di testa! Mio Dio! 9 minuti! Tentativi 4, pensavo di più veramente. No, quello che mi ha fatto incavolare è stata la parte del... Non del... Sì, del Ball Breaker. All'inizio quella del Ball Breaker, dopo la seconda morte, ho detto vabbè, però... Fastidiosa. È carina ma fastidiosa. Quindi mancherebbe Infinite a dire il vero, perché Infinite, dopo che l'abbiamo sconfitto l'ultima volta, si è ritirato. No, davvero? Pensavo ci fosse tipo che arrivava Infinite che ha capito che ha sbagliato. E così siamo ai saluti. Buon ritorno a casa, Sonic. E grazie di tutto. Avanti, Tails.
Di sicuro lo incontreremo ancora. Bene, ragazzi, è il momento di sistemare il caos creato da Eggman. E non parlo di tutte le illusioni che ha ideato per noi. Ci occuperemo del mondo reale in cui viviamo tutti. È vero. Avanti, andiamo. Sì! No, finisce così. Davvero pensavo tipo tornasse Infinite, perché come ho detto l'ultima volta che è stato sconfitto se n'è andato, ma tornerò, tipo una cosa del genere. Come gioco di Sonic è molto molto facile, e come ho detto avrei fatto appunto un piccolo appunto sul problema che ha questo gioco. Il level design mi piace abbastanza, vabbè, Sonic in genere ha sempre dei design di livello, ultimamente hanno dei design paurosi, ma va bene. Il problema è questo, o meglio questo: la levetta non risponde bene ai comandi, e tu che fai un gioco appositamente, devi farlo appositamente per Switch, visto che Switch ora ha un criterio diverso di lavorazione per i CD, non ha più i CD, ha le cartucce. Vuoi farlo bene, vuoi programmarlo bene, è programmato col cuculo è programmato, e quindi alla fine mi sono ritrovato a giocare con i tasti direzionali, perché non ne potevo più. Il personaggio non si muoveva, a parte anche il Joy-Con destro, salta, non salta, funziona, non funziona, insomma l'hanno programmato davvero male col Joy-Con. L'ho aggiornato e il problema rimane, quindi nulla. E un'altra cosa è che è facile. Una volta che hai preso confidenza con i comandi, e se te lo giochi linearmente senza giocare ad altro, è facilissimo. Io purtroppo l'ho alternato a Mario, l'ho alternato a Mario Kart, l'ho alternato a Pinball, l'ho alternato a quello che vi pare, e alla fine i comandi mi ci trovavo un po' male, dato che ogni gioco ha dei comandi diversi. Ci sarebbe ancora da fare la storia di Shadow, ma non la carico sul canale. Può essere che forse carico i livelli esclusivi, quelli missione segreta 1 e livello segreto, insomma quello lì che c'era lì da fare. Potrebbero essere carini, non lo so poi. In ogni modo vedrò se caricarli poi sul canale oppure no. Perché comunque sia, io l'ho detto, di certi giochi mi interessa solo portare la storia. Comunque sia, beh, per il momento direi che Sonic finisce per il momento. Poi se c'ho voglia mi metto a registrare anche gli altri, che comunque sia giocare, continuo a giocarlo da solo, per comunque sia provare anche la storia di Shadow. Però magari, boh, vediamo. Quello che mi è rimasto da portare è Super Mario, che stiamo vicini alla fine. È rimasto il mondo di Bowser, e poi dopo sulla Luna, e lì c'è un piccolo glitch che voglio farvi vedere. Poi niente, ho altri progetti da caricare sul canale, progetti che mi porteranno via grandissima parte del tempo, dei caricamenti intendo, ma sinceramente è quello che devo portarle, quindi alla fine non mi interessa quante parti vengono alla fine. Come appunto per Pokémon Sole, non so quante parti ancora ci vorranno, altre 20? 30? Non lo so. Alla fine, questa lunga battaglia è terminata. Possiamo tornare a casa e rilassarci. La resistenza non serve più. Aspettate, abbiamo ancora molto da fare. Questo è solo l'inizio. Oh? Che cosa? Vai già via. Devi aiutare degli altri amici. Ok, non cercherò di fermarti. Cavolo, quando ti ho conosciuto inciampavi qua e là. Non immaginavo che te la saresti cavata così bene fino alla fine. Ho proprio cambiato idea su di te. Sapevo che ce l'avresti fatta, Spina. Beh, questo nome non è più adatto a te ormai. Te la sei cavata benone, al contrario di qualcun altro che ha aspettato all'ultimo prima di intervenire e salvarci. La battaglia è finita e anche la nostra resistenza ormai è sciolta. Ma noi resteremo amici per sempre.
Il mondo intero non può essere salvato da una sola persona. Dobbiamo restare uniti e fare uno sforzo tutti insieme. Sì! Ehi, vai via anche tu? Stavo pensando lo stesso. Pensi già alla prossima sfida, a tutti i costi, eh? Io e te siamo simili, sai? Ci vediamo. Sfida. Ora puoi creare un nuovo avatar. Fammi capire bene. Sapete, ci sono diverse missioni da completare con i vari avatar. 100%! Ci sono molte missioni che richiedono l'uso di avatar diversi. E quindi mi stavo chiedendo, non è che ogni volta che completo il gioco posso creare un nuovo avatar? No, perché sarebbe davvero assurda la cosa. Ad ogni modo, credo che questo video termina qui, Cuge. Io spero che questo finale vi sia piaciuto abbastanza. A me è piaciuto, ma mi aspettavo di trovare ancora una volta Infinite, perché l'ultima lotta è stata un pochino facile. Però, vabbè. Poi ci sarà la missione di Shadow, le missioni, quelle segrete, le fasi segrete. Non so se le faccio, però comunque sia, tanto altri video li carico, comunque sia. L'ho voluto portare proprio perché l'anno è finito oramai, volevo finire almeno questo videogioco entro l'anno. Fire Emblem ho deciso che lo faccio da solo, perché non mi va di portarlo sul canale, sinceramente parlando, non c'ho voglia di portarlo sul canale. Non è, poi non è neanche, non va neanche tanto bene alla fine come gioco per il canale. Mario sta finendo, lo rusherò, gli ultimi episodi li caricherò tutti quanti di fila. Pokémon torna d'anno nuovo, Yo-Kai Watch, Nuzlocke d'anno nuovo. Il 3 Sushi l'anno nuovo, quindi insomma ci sarà un po' di roba, un po' di carne a fuoco per il prossimo anno. Io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo probabilmente domani con un nuovo video. Bye bye.